Ciao a tutti, benvenuti, bentrovati in un mio nuovo video. Oggi siamo qui perché andremo ad aprire il calendario dell'avvento di Douglas. Acquistato da Douglas, il prezzo era di 65, 64,99, intorno ai 65, comunque con precisione, poi ve lo metterò. Insieme al calendario, io ho ordinato da App. Ho avuto la possibilità di scegliere ho avuto la possibilità di scegliere anche due campioncini. Ho scelto questo ma questo l'avevo già scelto, forse è questo di Prada. Allora, il calendario è più grande di me, si presenta così, vediamo appunto che arriva fino a 24 caselline e è un multi-brand. Qui c'è qualche piccola indicazione, piccola perché è piccola, è scritto grande. Qui c'è appunto, ci sono delle indicazioni su alcuni brand che troviamo all'interno. Si apre così, si apre il libro. Dietro credo ci siano i prodotti, per me è come se non c'è scritto niente, quindi poi io vedo delle formichine sul cartone e si apre appunto, oh, si apre appunto che è già aperto. Questa? Vabbè, vediamo se riesco a farvelo vedere tutto. Si apre così, ruota panoramica, e io comincerei, perché così non lo posso tenere qui sopra, non lo posso appoggiare, quindi io farei in questo modo, ecco fatto. Allora, andiamo ad aprire la prima casellina. Nella prima casellina troviamo di Sol de Janeiro, ma sarebbe fantastico. Quindi qui, allora vi faccio vedere se riesco, diciamo una volta aperte le caselline. C'è appunto il prodotto che si trova all'interno, la descrizione del prodotto che si trova all'interno. Allora, il prodotto che andiamo a trovare nella prima casellina è appunto questo. È una fragranza per il corpo con pistacchio e caramello, e profumo di caramello. Adatto per essere utilizzato sia sul corpo che sui capelli. Questo è quello che dice. Andiamo a provarlo. Numero 62. Allora, è molto simile il profumo alla famosissima crema di Sol de Janeiro, quella nel vasettino giallo. Sì, è quello che io ho nei meandri di qualche posto qui. Sono molto contenta, mi piace molto questo profumo e anche il brand proprio. Mi piace moltissimo, quindi sono contenta di aver trovato questo. Nella casellina numero 2 troviamo una lip liner di Zoeva. Questo è il colore. Un piccolo, è morbidissima. Questo è il colore. Nella formula troviamo acido ialuronico. Dovrebbe dare un effetto plumping. Questo è quello che troviamo nella casella numero 2. Nella casella numero 3 troviamo un prodotto. Due prodotti di 123 di questo brand e sono due patch
due confezioni di perci per occhi. Il claim dice che idratano e immediatamente rimpolpano con acido ialuronico e ferment side beans, fagioli, dice fagioli, non so cos'è, il terzo step per la cura del viso, quindi ne troviamo due. Nella casellina numero 4 troviamo Tula, è un detergente per il viso, qui dice che rimuove anche il make-up, quindi non conosco il brand, lo proveremo, un'ottima occasione per provarlo, quindi bene. Nella casellina numero 5 troviamo una crema viso da giorno, ho già sentito questo brand, Anami? Sì, forse l'anno scorso sempre Douglas, però il pack era rosso. E quindi troviamo una crema da giorno, una crema viso da giorno. Nella casellina numero 6 troviamo uno smalto rosso, quindi ci sta un prodotto rosso. Abbiamo fatto una grande collezione di smalti quest'anno, quest'estate. E uno smalto rosso, il numero 147, il brand è Gitti, credo. Poi nella casellina numero 7 c'è sempre qualcosa, casellina, prodottino. Allora troviamo il famosissimo prodotto di Mario Badescu, uno spray per il viso. Tutti gli anni in almeno un calendario con aloe, erbe e acqua di rose. Quindi io non lo conosco, nel senso conosco il brand ma non ho mai provato questo prodotto, quindi è un'ottima occasione, ve lo faccio vedere da vicino, per poterlo provare. Nella casellina numero 8 andiamo a trovare un profumo. Così? Ecco, forse così. Vi faccio il giro. Away Tonight. È un profumo. Andiamo a provarlo. Proviamo tutto. Un profumo in una mano, un profumo in un'altra. Quindi troviamo un profumino da borsa. Ancora non lo capisco. Preferisco questo. Di Sol de Janeiro. Allora, nella casellina numero 9 vi so dire, se così diciamo a primo impatto, il profumo della casellina numero 8 troviamo un prodotto e sono, cioè, veramente felice, di Mesauda. Sono felice di provare questo brand perché non l'ho mai provato. Big and Thick Mascara, quindi questo è, ok, il mascara di Mesauda. Ho 28 milioni di mascara aperti. Vorrei vedere se c'è neanche la forma dello scovolino. No, ve la voglio far vedere la forma dello scovolino, quindi va bene così. È molto molto particolare, quindi questo lo proveremo subito. Ok, ci piace molto molto molto. Poi nella casellina numero 10, no non è una casellina numero 10, vi faccio vedere più o meno a che punto siamo, ve lo faccio vedere, ecco, più o meno siamo qui. E la casellina non è casellina, che grande. Quindi nella casella numero 10 non so bene, certo ci sarà una maschera per il viso, è così rettangolare, così grande, infatti no non è per il viso, è per le labbra. Però questa marca, questo brand,
Starskin. Sì, implante mielare biocellulosa lipmase. Ok. Quindi è idratante, rimpolpante, sono due. E quindi le proveremo. C'è appunto la modalità, qui dietro c'è il modo d'uso, la modalità d'uso, bisogna lasciarlo in posa 15-20 minuti, quindi felice di provare questo brand. Poi la casellina numero 10, nella casella numero 11, la numero 11 è veramente una casellina. E troviamo un prodotto di Clinique. È una crema, gel crema qua dice, che penetra in profondità per impolpare e dare luminosità alla pelle. Quindi conosco il brand, ma non ho mai provato, credo. Forse ho trovato, ma non ho mai provato. Vediamo come si presenta il pack principale. Ok, così. Ok, questa è nella casellina numero, casellina però, ottimo prodotto, numero 11. Nella numero 12, eccola qui, sono prigioniera del calendario. Nella numero 12 andiamo a trovare questo prodotto. Quindi è un prodotto a base di acido ialuronico, ma per che cosa? Per il viso? Anche per il T-free, questa è una bella cosa. Allora, io non conosco questo prodotto, non conosco questo brand, ho capito che per la pelle credo sia un prodotto per il viso. Fatemi sapere se lo conoscete e se sto sbagliando. Ah, no, ok, a pampo così. Quindi un altro prodotto viso, questo nella casellina numero 12. Nella casellina numero 13 troviamo un siero, con niacinamide. Nella casella numero 14 invece andiamo a trovare la profumazione, c'è il profumo di Sol de Janeiro che pervade la stanza. Ah, a proposito, ricordiamoci quello. No, quello non è molto, non è fastidioso, ma non è di mio gusto. Allora, nella casella numero 14, una maschera agli enzimi della zucca 3 in 1. Quindi troviamo Peter Thomas Roth, una maschera esfoliante con gli enzimi di Pupkins, che forse è zucca? Non mi ricordo, eppure arancione. Non conosco quel brand, quindi. Nella casella numero 15, ok, questo profumo lo conosco. L'anno scorso c'era lo zainetto dorato, quest'anno è nero, quindi. Tra l'altro io ho preso pure il campioncino che è sempre Onyx, MCM Onyx, e sentiamo il profumo. Ok, l'apertura è questa. Si percepisce la fragranza legnosa, quindi questo è un altro profumo che troviamo nella casella numero 15. Non so più dove appoggiare le cose, credetemi. 15. Nella casella numero 16 troviamo un lipstick di MAC nella colorazione 316, Devoted to Chili. È devoto al peperoncino? Com'è? Andiamolo a provare. Sbocciare, bella in soft touch, cioè non so neanche se ve l'ho messo al contrario, ok? Quindi facciamo finta che è così. La colorazione, questo è il pack e questo è il colore. Finalmente potrebbe essere un colore
che non mi farà andare. Che non mi farà attendere al fucsia, quindi. E poi non ho mai provato MAC, quindi mi piace questo prodotto. La casellina 16, 17. La casella 17 è molto grande, ve la faccio vedere. Abbiate pazienza se non vi ho mostrato tutto il calendario, ma quindi questa è la 17. È un po' problematica. Nella casella che è Power Serum ampolle di siero, scusate, ampolle di siero confezionata, 8D acido ialuronico tripeptide, ma è una Dr. Babor. Quindi idrata, plumping, rimpolpa, smoothing. Questa è l'azione che dovrebbe avere questa ampollina. Apriamo. Bruda così. Allora, cioè è una, non è un'ampollina, no, sono più 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ampolline. Un aggeggino qua per romperle così non ci rompiamo le mani. Ok, quindi una settimana. Dopo una settimana vedremo già i primi risultati. Ma ci sarà il bigliettino illustrativo che io ho strapazzato con una chance. 17. Nella casella 18 troviamo una crema per il viso, il brand credo Teology, con tè nero, acido ialuronico. È un concentrato di kombucha. Comunque, da provare. Visage, è per il visage, rimpolpante. Rimpolpè, anti-age e rimpolpè, anti-age, quindi vabbè. Poi, nella casellina 19, un siero retinol, no. Un retinol alternativo, meno male. Allora, nella casellina 19 troviamo un siero per il viso, idrata, rimpolpa con acido ialuronico e con l'alternativa a retinolo, quindi ottimo, perché io e retinolo non andiamo d'accordo. Non andiamo d'accordo, io e retinolo mi comporta varie problematiche nel viso, quindi 19. 20 è una casella medica e troviamo una maschera per gli occhi Black Diamond, Celestial Black Diamond, questa qui, patch occhi, dietro c'è appunto come ci sono proprio duri. Quindi non è una crema per occhi, proprio sono patch 111 Skin 111 oppure 111 111 Skin, questo è il brand, credo, non lo conosco. Comunque sicuramente in questo calendario ci sono vari brand che io non conosco, quindi sono contenta perché così li posso provare. 20 20, 20, 20. Nella casellina 21, che era semi-aperta, era proprio aperta, troviamo face lotion. Ok, quindi una lozione per il viso
Senza fragranza, dice, fan pacifica per pelli sensibili, formulata con ceramide, vegani, acidi amino, boh, e butter shea, non so che cos'è shea, burro di qualcosa. Idrata e aiuta la barriera protettiva della pelle. Quindi, ok, il brand è appunto Pacifica. Pacifica, calma. Quindi nella casellina 22, media anche questa, troviamo, che cos'è? Oh, un pennello di Real Techniques, pennellino. È per applicare blush, bronzer e per settare la cipria, qui dice. Il 407, numero 407, mini multitask, fa tutto. Poi nella casella 23, Zoeva, un prodotto di Zoeva. Il pack esterno è molto bello, tutto quello che vedete qui, ecco questo disegno, così è in rilievo. Andiamolo ad aprire. Pack interno come pack principale, come quello. Santorini, è un bronzer. È un bronzer. Indossa l'amore. Non c'è lo specchio e questo è un bronzer. È fantastico perché è medium. Allora, dietro, diciamo, vi faccio vedere quello che c'è scritto dietro. Ci sono tutte le indicazioni del prodotto, è fantastica questa cosa. Quindi, medium è un bronzer opaco con squalane, vitamina E e pomegranate, estratti di pomegranate, melograno? Naturale. Per un effetto baciato dal sole brillante, quindi il numero è 119 e ti dice pure come applicarlo. Ok, andiamolo a swatchare senza evitando magari la scritta. Si vede? Ma non mi pare. Ma si vede? È veramente molto naturale. È molto 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 naturale. Sì, si vede. Ma più che è molto naturale, ecco. Questo, non so se lo vedete, ecco. Qui, questa zona marroncina è molto naturale, quindi questo è il bronzer di Zoeva nella 23 e infine c'è l'ultima che è la 24, che è piccolina. Troviamo, no, ma ditemi come si apre, però è pesantissimo. Troviamo un profumino, ecco, un profumino di Ariana Grande. È pesante, è pesante. È un profumo? Sì. Parte il fatto che questo. Non. Vediamo se è così. Ma magari. È vuoto. Non c'è niente. Cioè è vuoto. Ma che è? Allora, è vuoto. Non c'è niente. Quindi, che cos'è? È solamente per. Non so, io credo.
Ve lo faccio vedere più molto da vicino. Ariana Grande dovrebbe essere un profumo che invece è vuoto. Quindi sì, troverete un profumo o l'idea di un profumo, nel senso che sapete che c'è questo formato, questa confezione di questo profumo in profumeria. Quindi vi dà l'idea del fatto che esista questo profumo, ma che voi non potete sapere com'è. Da. Ok, e poi c'è questa pietra nella 24. Questa è stata una delusione. Io spero che sia solo il mio ad essere così fallato, o se non capisco come si utilizza, come si apre, forse è una. Serve per una difesa personale, perché è pesante, molto pesante, per difesa personale. Non lo so, fatemi sapere voi se sapete darmi indicazioni su quest'ultimo prodotto 24, anche perché in effetti qua alla fine non parla di profumo, non c'è scritto parfum, scent, shasha, c'è scritto semplicemente Ariana Grande's Mode Vanilla opens with luscious. Blend, tipo di blend, beauty blender, blend of juicy dark plum, creamy, nel senso cremosa, musks, e white praline, indulgente vanilla absolute and upcycled, cocoa butter, burro di cacao. Ah, burro di cacao. Introduce a layer of beautiful complexity, unveiling its addictive and unforgettable signature. Quindi, alla fine, che cazzo è? Forse al suo interno conteneva tutte queste cose, tipo burro di cacao, vaniglia, bla bla bla. Potrebbe essere un profumo, ma anche un una cosa di difesa. Ma comunque nella 24 c'è la cosa di Ariana Grande, quindi ok, finito tutto, aperto tutto. Ok, allora posso dire che sì, tutto, vi faccio vedere tutto. Quindi per il costo che ha, sicuramente ci sono dei prodotti come Zoeva, MAC, Real Techniques, Mesalda, Clinique che io conosco. Ci sono anche prodotti, come dicevo, che non conosco, quindi da provare. Ci sono dei prodotti che mi sono piaciuti molto. Ci sono prodotti che non conosco, quindi non so dirvi se mi sono piaciuti. Sono rimasta delusa. La creazione, l'opera d'arte un po' astratta, il muso di una balena, che può essere? La beauty blender per truccarsi. Lo so. Comunque, ditemi secondo voi che cosa può essere? Che cosa può essere? Una gomma per cancellare? E diciamo che a parte questo, il resto del calendario mi è piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate, noi ci vediamo in un prossimo video. Se vi è piaciuto questo, lasciate un like. Se non siete iscritti ancora al mio canale, dai, dai. Ci divertiamo, secondo me. Ci divertiamo. Poi se arrivano queste minchiate qua così, Ariana. Spero di avervi tenuto compagnia, a me fa molto molto piacere quando i miei video vi regalano anche solo un sorriso, quindi spero che questa sia stata, che sia stato così anche stavolta, e noi ci vediamo in un prossimo video, vi auguro una buona giornata o serata, in base a quando uscirà, perché per adesso è andato tutto un po' fuori dal range di programmazione che avevo, quindi, quindi
al prossimo video. Ciao!